Quando manifesterò in voi la mia santità, vi raccoglierò da tutta la terra, vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre sozzure, e io vi darò uno spirito nuovo, dice il Signore. L'acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui, l'acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui, e zampillo nato da roccia e sorgente di fecondità. Ci inonderà acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità. L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!» Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. È stata una tra le albe più intense vissute nella mia vita. Dopo 3 ore di salita, nella notte fonda e pericolosa, arrivare là, in cima al Sinai, e ammirare all'orizzonte il sole che riempiva di luce ogni atomo della terra. Là, sul Sinai, Mosè ha battuto il bastone sulla roccia. Lo ha fatto con quello stesso bastone con cui ha percosso il Nilo. Il bastone della maledizione diviene bastone da cui scaturisce acqua. La nube della Pasqua, che accompagna un popolo, è tenebrosa per gli uni, luminosa per gli altri. Sta a noi, alle nostre vite, decidere per la maledizione o la benedizione. Sta a noi, ai nostri giorni, a questi nostri giorni, decidere come viverli, se una maledizione, se una paura che impreca, se un castigo che umilia, oppure se un insegnamento per nuove strade, se una feritoia di luce per il futuro, se una benedizione. Quell'acqua che sgorga dalla roccia non è un lieto fine, è una benedizione vissuta mentre la maledizione imperversa, un piccolo sorso d'acqua
mentre attorno a noi è ancora lungo il cammino nel deserto. E ci siamo tutti quanti, oggi, in quel deserto. Un deserto di parole, un deserto di contatti umani, che ci faccia ancorare la terra. Un deserto di economia e di sicurezza. E ci siamo tutti quanti, oggi, in quella domanda. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E se questa domanda diviene parola di Dio, allora gli importa veramente di noi. Conosce fino in fondo il nostro cuore, anche il grido del silenzio diventa preghiera. Dio è messo alla prova. Mosè e ogni guida sono messi alla prova. Un popolo è messo alla prova, fa parte della disciplina della terra, di quella vita che avevamo dimenticato, storditi da una frenesia senza fine. Oggi, in questo deserto, anche di preghiera e di pane, ti chiediamo una piccola fede, non una grande fede, una fede che dia senso al nostro vivere, forza al nostro cammino, significato al nostro sacrificio, risposta ai nostri dubbi, speranza alle nostre delusioni, coraggio alle nostre paure, vigore alle nostre stanchezze, sentieri ai nostri smarriti, luce alle notti del nostro spirito, riposo e pace alle ansie del cuore. Là, sul Sinai, quel giorno non ho trovato né acqua né sorgenti alpine, solo rocce e deserto rosso. Sento che quella sua parola di vita è sgorgata proprio là, che la sua parola è acqua necessaria oggi alla nostra fede e alla nostra sete, a questo nostro deserto. È tempo di cammino e di amare anche il deserto, scrive l'autore del Piccolo Principe. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla, non si sente nulla. E tuttavia, qualche cosa risplende in silenzio. Ciò che abbellisce il deserto, disse il Piccolo Principe, è che nasconde un pozzo in qualunque luogo. Salmo responsoriale. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice, dammi da bere, tu avresti chiesto a lui. Ed egli ti avrebbe dato acqua viva.» «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna.» «Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete, non continui a venire qui ad attingere acqua.» «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui.» «Io non ho marito.» «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.» «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare.» «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete.
Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua volontà. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina, l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro. Egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Che sete hai nel cuore? Credo che ognuno senta sete di qualcosa dentro di sé, anche se spesso non gli è chiaro di che cosa esattamente. Nessuno vuole rimanere con la sete e va in cerca della propria acqua. Forse in questi giorni così particolari abbiamo sete di relazioni, di vicinanza tra le persone, affetto, contatto fisico. Ci mancano tanto, ma laddove è possibile, come in famiglia, ci possiamo riscoprire nei rapporti. Meno fretta, impegni e distrazioni ci permettono più tempo da dedicarci, più possibilità di godere anche solo del fatto di essere insieme. Occasioni e opportunità da non sprecare. Ma quella donna, dietro la quale ci riconosciamo tutti, perché rappresenta l'intera umanità, senza saperlo ha una sete più grande. Sarà condotta progressivamente a scoprire che non è la sete di qualcosa, ma di qualcuno, che è l'amore infinito. Se tu conoscessi il dono di Dio, o meglio il dono che è Dio, se solo intuissimo o ci rendessimo conto di che dono è Dio, l'amore che dà gioia senza fine, lo cercheremo prima di tutto,
e il resto andrebbe in secondo piano. Come dimostrerà la Samaritana, non le interesserà più quell'anfora che prima gli sembrava indispensabile. Anzi, se la dimentica al pozzo, per correre ad annunciare che oramai ha trovato la vera fonte della sua felicità. Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, quell'acqua diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita eterna. È bellissima come immagine. Mi immagino la nostra vita come una vivace fonte zampillante, non più acqua stagnante, i nostri vecchi schemi, chiusure, rigidità, dipendenze, ma acqua viva che permette di far circolare in me amore autentico, tutto ciò che promuove la mia persona e quella degli altri. Allora, Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete. Fratelli e sorelle,
Preghiamo il Padre affinché colmi la sete di verità e di amore che anima il nostro cuore, donandoci lo Spirito di Cristo, che sostiene la nostra speranza nel suo amore infinito. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: dammi da bere. Per Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti, Signore, nel loro quotidiano celebrare la Santa Messa, portino ciascuno di noi alla mensa eucaristica. Accogli le loro fatiche di questo tempo quaresimale in cui si trovano a vivere l'essere pastori in una chiesa profondamente provata, e con umiltà e gioia perseverino a riconoscerti vera fonte per amarlo da innamorati, non da servi, da innamorati, non da sottomessi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: dammi da bere. Signore, se ci abbandoniamo al tuo amore, alla tua misericordia, la nostra debolezza diventa la nostra forza, le ferite di ieri, feritoie di futuro. Il tempo quaresimale sia occasione per ciascuno di riconoscersi assetato di te. In questi giorni di particolare prova, ritorniamo ad abbeverarci alla sorgente della tua parola, in attesa di nutrirci alla mensa dell'Eucaristia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: dammi da bere. Per tutti gli operatori sanitari, i responsabili dell'organizzazione civile, i volontari, Signore, consapevoli che Dio non chiede, dona, non pretende, offre, con la nostra preghiera quotidiana siano sostenuti nelle scelte, nella fatica, nelle decisioni, perseverando nel donarsi senza misura, senza fine, senza calcolo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: dammi da bere. Per la nostra comunità parrocchiale e per le nostre famiglie, Signore, offriamo a te le tante preoccupazioni, la sfiducia, la solitudine, certi che tu, sorgente di vita, le trasformi in germi di speranza, donandoci serenità e pace, per essere testimoni di fede, di fiducia, favorendo occasioni di vicinanza attraverso l'ascolto e la parola, utilizzando i mezzi che ora ci sono dati, per non lasciare nessuno solo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: dammi da bere. Per i nostri fratelli defunti, in particolare per tutti quelli saliti al cielo in questi giorni, Dio Padre, accoglili tra le tue braccia, vera fonte di salvezza, e la nostra preghiera per loro, non celebrata nel rito funebre, rimanga viva ogni giorno, portando luce ai familiari. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.